primo. Voglio sognare ancora un po', grazie Daniele lo farò. Se mi sveglio so che sarà ok. Oggi voglio parlarvi del lavoro. Mi hai detto più volte, quando sei bambino vuoi diventare grande, quando sei grande vuoi tornare bambino. Tutti noi non vediamo l'ora di avere 18 anni per poter guidare la macchina. Poi però capiamo che per guidare la macchina dobbiamo spendere 650 euro da privatista o quasi 1000 euro in una scuola guida per poter prendere la patente. Ti rendi conto che devi comprare la macchina? Che devi pagare bollo, benzina, assicurazione, tagliando, gomme invernali, gomme estive e vaffanculo. E stiamo parlando solo delle spese per i nostri spostamenti. Quindi comincia a capire perché vuoi tornare bambino. Ma già da piccoli ci mettevano in crisi quando amici dei nostri genitori venivano a casa, ti guardavano e ti chiedevano: ma che lavoro vuoi fare da grande? L'astronauta! La principessa! Il ninja! L'allenatore di Pokémon! Vivevamo nel mondo dei sogni e i bambini di oggi puntano a lavori molto più creativi. E alla domanda cosa vuoi fare da grande ti rispondono: lo youtuber! La food blogger! La Twitter star! Il cronista di uomini e donne! Ma trovare un lavoro con questa crisi è davvero difficile. Molti studiano e non vogliono abbassarsi a fare lavori servili. Quelli che invece vogliono fare i lavori servili sono troppo qualificati e non vengono assunti. Cioè, vi rendete conto? Mi spiace, signor Jackman, non la posso assumere perché lei è troppo bravo per questo lavoro. Ma che giornata di merda! Prima la mia tipa mi lascia perché mi ama troppo, ora tu non mi assumi perché sono troppo bravo. Ma cos'è? Ti siete rincoglioniti tutti? Ma fatti i cazzi tuoi, zio! Vorrà dire che se sono troppo bravo ti farò un lavoro troppo giusto. Poi la cosa più bella è quando cercano una persona con esperienza. Cioè, esperienza dovrebbe essere una sorta di gioco di ruolo? Guadagno punti esperienza e posso potenziare il mio personaggio? Signor Daniele, cosa vuole che le dica? Lei non ha abbastanza esperienza per evolversi in impiegato a tempo indeterminato. Oh no, ma le giuro che ho passato ore a combattere gli stegisti di livello 5. Poi ho voluto cominciare una nuova partita e ho sovrascritto per sbaglio. Mi spiace poveraccio, dovrà ricominciare dal livello laureato che vive a casa con i genitori. Ma d'altronde voglio un'esperienza. Che tu non puoi fare perché hai studiato una vita e sei troppo qualificato per partire dal basso. L'altro giorno mi ha telefonato un mio amico tutto contento per aver trovato un lavoro. Un tempo ci si lamentava del lavoro perché è una pratica che ti porta via 8 ore di vita ogni giorno. E nel 90% dei casi non ti piace neanche quello che stai facendo. E poi bisogna sfatare questo mito. Anche se fai la cosa più divertente del mondo, diventa noiosa se la replichiamo per tutti i giorni e per dovere. Vi immaginate gli attori porno? No, stop, rifare la scena! Ma l'abbiamo già fatta 4 volte! Perché tutte e 4 le volte hai sbagliato la battuta, eh? Wow, yes! Non wow, yes! È importante, cazzo! Ma ancora peggio degli attori porno, pensate che palle, è appunto i registi dei film porno. Ve li immaginate mentre salutano gli attori? Prima di tutto, grazie a tutti per essere venuti! Ci sono dei lavori che sono parecchio stressanti. Soprattutto quando dal nostro operato dipende la vita degli altri. Poliziotti, carabinieri, pompieri. Tutti i lavori che secondo le serie TV dovrebbero essere pieni di emozioni, avventure, mozzafiato e gnocche da urlo. Quando guardiamo una serie TV ci viene naturale ammirare e desiderare il lavoro del protagonista. Come Sherlock Holmes. Dando una rapida occhiata alle briciole di muffin lasciate dal serial killer e ritrovate nelle fibre del tappeto, posso dedurre che il nostro serial killer è alto 1,80 m, ha circa 46 anni, adora i tanga ed è iscritto al canale di Favijay. Inoltre percepisco che è scappato nascondendosi in una scuola. Quale scuola, Sherlock? Elementare, Watson. Ma la vita non è come le serie TV. I medici non sono come i medici delle serie TV. Poverini, gli spezzate il cuore quando un medico vi fa una diagnosi e voi gli rispondete: signor Giantordo, non so come dirglielo, ma lei ha il male. Ok, voglio un secondo parere. Perché non si fida? Voglio un secondo parere! Perché non fate così anche con la vostra ragazza? Allora, zia, ti è piaciuto stavolta? Oh, oddio, sì, sei stato bravissimo! Il miglior sesso della mia vita! Ok, però voglio sbattermi un'altra tipa per avere un secondo parere. Se il dottore non si offende, non dovrebbe offendersi neanche la vostra tipa. Come il ginecologo. Lavorare in un posto dove tutti gli altri si divertono. Certo, se lo fai in America potrebbero capitarti Emma Stone o Scarlett Johansson come clienti. Ma pensate anche a quante cose schifose e strane vi possono capitare. Bene, signora, ora dovrebbe divaricare le gambe e dire 33. 33! Ok, noto che lei ha una vagina enorme. Noto che lei ha una vagina enorme. Ma perché me lo dice 2 volte? No, è l'eco.
No. Poi ci sono quei lavori di cui nessuno parla. Come il becchino. Avete mai conosciuto nessuno che come sogno nel cassetto vuole fare l'impresario delle pompe funebri? Gente che guadagna sulla morte degli altri. Per l'amor di Dio non c'è niente di male in questo, non è mai morto nessuno. Anche perché questo è un settore che non entrerà mai in crisi. Daniele, che piacere vederti, come stai? Benissimo, non potrebbe andare meglio. Cazzo che sfiga. Ma tutto benissimo, neanche un leggero mal di testa. Alcune professioni sono anche difficili da capire. Immaginate quei poveracci che lavorano nei call center e devono beccarsi la nostra ira quando ci chiamano nei momenti meno opportuni. O quando li mandiamo a cagare perché sono troppo insistenti. È strano, ma sono delle persone anche loro. Però ammetto anch'io di non essere sempre dalla loro parte, perché quando ti chiamano insistentemente per delle promozioni, mi dimentico che sono umani con dei sentimenti. Poi c'è una cosa che non sopporto. Hai pianto sangue per avere la connessione veloce nel tuo paesello in culo ai lupi e finalmente quando la DSL raggiunge la tua portata ti chiama ogni giorno un operatore per offrirti una tariffa migliore. Ogni giorno. E Alice, Fasto e Betiscali e la 3. Persino l'idraulico ti chiama per offrirti una connessione veloce. Ma il vero problema non sono tanto le chiamate, perché dici grazie non sono interessato e chiudi. Il vero problema è quando risponde tuo padre, perché non ci capisce una sega e tira su casini allucinanti. Buongiorno signore, lei è interessato alla fibra? Sì, potrebbe interessarmi. Effettivamente da qualche settimana non è che cago benissimo. Magari un po' di fibra potrebbe aiutare. Altri lavori invece probabilmente non esistono neanche. E vi faccio subito un esempio. Avete mai conosciuto una persona che alla domanda "che lavoro fai?" ti risponde: progetto termosifoni, realizzo serrande, fondo la gomma per le scarpe da ginnastica. Cose che usiamo tutti i giorni che qualcuno fa. Non si sa bene chi, ma qualcuno le fa. Quindi, ricapitolandolo, l'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se ancora non hai trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti. Esattamente come le faccende di cuore. Saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio con il passare degli anni. Quindi, continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti, sii affamato, sii folle. Come chi lavora all'anagrafe, quelli sì che sono dei folli. È diventato un lavoro complicatissimo con i tempi che corrono. Perché ormai i nuovi genitori usano tutta la creatività di Giovanni Mucciaccia per dare il nome ai propri figli. E così mandano in crisi gli impiegati dell'anagrafe. Ok, come vorrebbe chiamare suo figlio? Con due zio, io e la mia squinzi Genastasi vorremmo chiamare nostro figlio Eternity. Come scusi? Eternity. Ah, come si scrive? Due che palle, E-T-E-R-N-I-T-Y. Ah, ok, come eternità in inglese. Ma che cazzo dici? Eternity è il vezzeggiativo del nome del luogo dove è stato concepito nostro figlio. Minchia, zio, mi sono sbattuto la Genastasia sui banchi di Eternity della fabbrica di mio nonno. E per voi? Qual è il lavoro dei sogni? Scrivetemelo in un commento di risposta qua sotto, oppure sui social a cancelletto DDM il lavoro dei sogni. E non là sopra, perché là sopra incredibilmente c'è già qualcuno che lavora. Non so cosa stia facendo, ma è lì tutto gobbo davanti a un computer che scrive. E non sia mai che dobbiamo disturbarlo con i nostri commenti. Sono Daniele da Sanmater e se il video non vi è piaciuto, magnema! Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e non dimenticare di seguirmi su Facebook, su Twitter e di cliccare qua sotto per iscriverti al mio canale, perché la tua iscrizione è importante per me. Allora, ci vediamo venerdì prossimo! Whee! Aspetta, 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 non te ne andare, ci sono ancora un paio di cose che voglio dirti. Perché chiudere questo video quando puoi guardarti un'altra puntata? Ti basterà cliccare qua sopra. Se invece sei proprio di fretta e devi scappare, puoi cliccare qui ed iscriverti al mio canale, così saprai che ogni venerdì alle 15 esce una nuova puntata. E ora, dai, clicca qua sotto mi piace. Sarò il tuo migliore amico. Andiamocene insieme. Invito a casa mia. Giochiamo il gioco. Ritornare a ridere.